Qui parliamo di culture mediterranee e fa parte della cultura di questa parte importante del Mediterraneo, l'emigrazione. E non è una storia di vinti, come spesso è stato raccontato, non è solo una storia di vinti, è anche una storia di riscatto, è anche una storia di avventura, è anche una storia di volontà, di affermazione. Tutte cose che troviamo appunto nella storia di Rocco Petrone. Chi è Rocco Petrone? Provo a dirlo proprio in due parole. Rocco Petrone è il figlio di due emigranti lucani, ricordava lei un attimo fa, partiti da Sasso di Castaldo, pensate, fate attenzione un attimo alle date perché sono importanti, partiti da Sasso di Castaldo nel 1921. Rocco nasce nel 26, dopo sei mesi il padre muore in un drammatico incidente davanti a casa, quindi diciamo emigrante, orfano, terzo di tre figli, siamo nel 26, e 43 anni dopo, cioè nel 1969, troviamo questo bimbetto rimasto orfano a sei mesi, capo di tutte le operazioni di lancio di Cap Kennedy e ancora un anno dopo direttore dell'intero programma Apollo per la conquista della Luna. Parliamo di, tanto per dare qualche cifra, di una persona che dirigeva direttamente circa 20.000 persone e che aveva responsabilità in un budget che alla fine è risultato di 38 miliardi di dollari. Il figlio di una coppia di emigranti della Basilicata, in una sola generazione, diventa il capo della più grande avventura della storia dell'umanità. Io credo che è una storia che fosse solo per questo merita di essere raccontata e merita di essere conosciuta, perché ci racconta tanto del nostro sud, delle nostre origini, della nostra storia, della storia dell'umanità e dell'importanza delle sfide e anche dell'importanza del merito, del lavoro che serve, perché Petrone è uno che ha lavorato molto, non è diventato quello che era diventato, che è diventato giocando alla lotteria o vincendo un concorso a premi, è diventato con lo studio, naturalmente con grandi qualità, perché nessuno diventa il capo del programma Apollo se non ha qualità straordinarie. Ecco, proprio su questo punto, sulla dedizione, sulla tenacia di Rocco Petrone, che oltre ad essere uno studente modello durante gli anni del liceo, è riuscito ad entrare in una delle più prestigiose accademie militari statunitensi, quella di West Point, e successivamente ha anche frequentato le MIT, quindi dei luoghi di studio e di ricerca tra i più importanti negli Stati Uniti, ed è rilevante parlarne oggi anche davanti a degli studenti che dovranno poi decidere di cosa fare del loro futuro. E proprio a tal proposito, parlando della dedizione di Petrone sullo studio, ma anche sulla sua voglia di riscatto, Petrone disse, quando gli chiesero come mai non avesse scelto questa carriera, disse che era più difficile studiare, ma era, rispetto appunto al destino da working class che lo attendeva, era più difficile studiare, ma allo stesso tempo gli avrebbe dato più soddisfazioni, gli avrebbe dato più realizzazione nella vita. Quindi già un ragazzo di 18 anni, che più o meno a questa età avrà finito il liceo, aveva le idee chiare su quello che voleva della sua vita. E quanto hanno giocato queste caratteristiche, quindi la tenacia, la forza di volontà, il desiderio di riscatto, nella carriera professionale di Rocco Petrone, che è stata costellata da successi e da grandi soddisfazioni? Beh sì, anche questa è una storia esemplare. Per la verità Petrone diceva questo, raccontava che come in tutte le famiglie di emigranti, naturalmente appena questi ragazzini cominciavano ad avere un'età sufficiente per poter dare una mano, venivano subito messi a fare qualche lavoretto, quindi anche lui andando a scuola nelle ore libere dava una mano. Lui distribuiva ghiaccio nelle case di Amsterdam, questa città dove la famiglia si era insediata. E
Beh, mi viene da raccontarvi questa cosa. In una delle presentazioni, quando io raccontavo questa cosa, che dovevi distribuire a ghiaccio, uno dei partecipanti fece questa osservazione: non la voglio buttare in politica, è solo per riderci un po' su. E disse: ecco, vedete come si cresce anche distribuendo ghiaccio, anche facendo lavori umili, poi si può diventare qualcuno. E questo disse questa persona, lo vorrei raccontare a chi fa tanta, diciamo, ironia sul fatto che uno dei nostri politici più importanti faceva il bibitaro. Però osservò un altro, sì, però Rocco Petrone studiava pure. Rocco studiava pure, tanto è vero che divenne, potremmo dire, il primo della classe nell'Istituto Superiore di Amsterdam, divenne il salutatorian. Se avete visto qualche film americano, questi famosi tipo Capitano mio capitano, cioè, sapete che all'inizio dell'anno scolastico nelle grandi scuole, nei grandi istituti scolastici americani, c'è questa cerimonia di apertura dell'anno scolastico nella quale c'è il più bravo degli alunni che rivolge il suo saluto. E questa persona nella scuola superiore di Amsterdam era questo ragazzo col nome italiano Rocco Petrone. E succede che naturalmente lui era il più bravo, che aveva grandi qualità come abbiamo detto, e quindi avrebbe potuto dopo la scuola andare in tutti i principali college americani, se non che naturalmente in America studiare costa pure, e a casa Petrone non c'erano molti soldi. Per la verità Rocco Petrone la raccontava così, il fatto che studiava, diceva: mamma ci disse, ragazzi, o riprendete il mestiere di vostro padre. Il padre faceva, possiamo dire, il casellante, lavorava sulla ferrovia e teneva in uso la massicciata, quindi proprio materialmente trasportava i sassi sui binari. E disse: ragazzi, trasportate i sassi o prendete in mano i libri. E Rocco, scherzando, diceva: ma poi non ci abbiamo messo molto a capire che i libri pesavano meno dei sassi ed erano anche più utili. Allora questo ragazzo poteva fare i concorsi a tutti i grandi college americani, ma non c'erano soldi a casa. Allora i suoi docenti dissero: l'unica è fargli frequentare l'Accademia Militare, dove si diventava ufficiali e dove si studiava a spese dell'esercito. E naturalmente mandare all'Accademia Militare un ragazzo nel 1943, quando c'era la guerra e l'Italia era un paese nemico dell'America, mandare all'Accademia uno che si chiamava Rocco Petrone, un nome che più italiano non si poteva immaginare, non era una cosa semplice. Allora andarono dal deputato del posto e gli dissero: guardate, abbiamo questo problema, questo ragazzo di grandissime qualità che va aiutato. E l'America qualche volta sta a riconoscere i talenti. Il deputato fece la sua presentazione, che non è una raccomandazione come avviene in Italia, in America si usa così, era una pubblica attestazione di stima che il deputato aveva nei confronti di questo ragazzo, che gli consentì non di entrare a West Point, di essere ammesso al concorso di ammissione. Poi se la giocò da solo, fu ammesso a West Point. E siccome era bravo, dopo la laurea a West Point, l'esercito gli chiese di specializzarsi ancora di più e lo mandò, sempre a spese dell'esercito, all'MIT di Boston per il master in ingegneria meccanica. Fu una grande opportunità e fu una fortuna per Rocco Petrone, ma come la storia poi ha dimostrato, fu una fortuna anche per l'America, che in quel caso seppe riconoscere il talento e seppe valorizzarlo. Tra l'MIT e poi la NASA c'è anche una parentesi europea di Rocco Petrone, che torna
lì dove tutto è, ha avuto origini. Arriva in Europa per una missione, oggi le chiameremo una missione di pace, in realtà ancora ritorna il tema dell'emigrazione, dei profughi, perché lui è stato, la sua missione sarà appunto quella di proteggere i profughi tedeschi che sono sopravvissuti ai campi di sterminio, che comunque sono sopravvissuti ai bombardamenti, e proprio in Germania sarà chiamato a gestire le operazioni di salvataggio di queste persone. In occasione del suo ritorno in Europa fa un salto in Basilicata e incontra la famiglia. E qui c'è un ritorno alle origini, vuole conoscere chi è. E rispondere a tante domande, anche perché lui non ha mai conosciuto suo padre, quindi è anche non solo la curiosità del figlio di emigrati, ma anche la curiosità dell'orfano che vuole capire da dove arriva. E anche questo ritorno è in un certo senso ci fa capire quanto le radici, quanto il posto da cui arriva lo spinge a fare di più, perché lui arriva e vede la povertà, arriva e vede quello che avrebbe potuto essere se i genitori non fossero partiti, e può avergli dato questa sua presa di coscienza uno stimolo in più ad andare avanti. Beh, credo di sì. Il suo ritorno a Sasso fu, io cerco di raccontarlo così, fu un ritorno un po' problematico. Lui fu mandato in Europa con le truppe di occupazione in Germania, appunto per fare quella operazione umanitaria nell'immediato dopoguerra. Pensate che cos'era la Germania del 1946. La mamma Teresa gli disse: no, devi andare a Sassoli, Castalda, a conoscere la nonna. Lui si fece tutta l'Europa con le strade, i trasporti dell'epoca per arrivare a Sassoli. Comunque un'Italia ancora distrutta, stremata dalla guerra, un'Italia ancora... anche difficile raggiungere il suo giallo, è difficile ora. Certo. Però... pensate che cos'era raggiungere la montagna Lucana all'epoca. Vabbè, fu un viaggio avventuroso, ma ancora più avventuroso fu l'incontro con questa realtà. Diciamo che lui fu accolto da questa moltitudine di parenti, di cugini, ce ne sono ancora alcuni in vita che ricordano questo incontro. Successe questo: quelli che lo aspettavano videro un americano un po' anomalo. Loro si aspettavano questo, l'americano che abbiamo visto in certi film, no? Un certo stereotipo dell'americano compagnone, insomma un po' guascone, pieno di dollari, no? Affabile. Invece si trovarono davanti un omone alto 1,90 m per 100 kg di peso, con la divisa da ufficiale americano, rigido, molto serio, che... dice ancora oggi un cugino: cioè, non l'ho mai visto pagare al bar. Ma non solo lui non pagava al bar, ma lui la prima cosa che disse dopo il primo giorno di permanenza a Sassoli Castalda e disse: ma scusate, ma voi che fate tutto il giorno al bar e a fumare? C'era un modo di vita che non era quello che lui era abituato a fare in America, sempre con tempi molto precisi, giornate scandite dal culto del lavoro. Cioè, trovò un modo di vivere un po' rilassato, oltre a una condizione di povertà, che però lui non riuscì a percepire, perché come ben sappiamo nei nostri paesi a una condizione di povertà si unisce spesso nei confronti dell'ospite anche una condizione di grande generosità, quindi grandi accoglienze, grandi mangiate, grandi feste, per cui lui... diciamo, più che percepire la povertà, percepì questo modo appunto un po' rilassato e poco simile al suo stile di vita austero che lo aveva accompagnato per tutta la vita, e poi l'avrebbe portato addirittura, come forse ricorderete, a essere chiamato la tigre. Era un uomo rigoroso e disse alla mamma: dice, guarda, tu mi dici che questi stanno male, ma insomma io penso che... in qualche modo l'America, fra virgolette, sta qui, se la interpretiamo come un modo di vivere allegro, rilassato, sempre a tavola, sempre a mangiare, a ridere, a scherzare, a bere e a fumare.
che poi è l'immagine che diamo agli emigrati che tornano. In realtà non è sempre così, non è tutti i giorni così. E torna in America, la missione in Europa è finita, torna in America, riprende gli studi, riprende la sua attività in campo scientifico, perché è un soldato ma è anche uno scienziato, e soprattutto uno scienziato. In America viene chiamato alle armi, in questo caso le armi sono i telescopi, i marchingegni tecnologici, viene chiamato alle armi, e sono degli anni difficili, complicati per tutto l'assetto politico mondiale, perché sono gli anni della guerra fredda, siamo tra gli anni 50 e gli anni 60, quando Stati Uniti e URSS combattevano a suon di scoperta scientifica, soprattutto, oltre che a suon di guerre nei paesi del terzo mondo, ma soprattutto combattevano per la supremazia nello spazio. E proprio per questa ragione sono degli anni abbastanza produttivi negli Stati Uniti, proprio perché lo Stato finanziava la ricerca, e in questo contesto si inserisce l'attività di Rocco Petone, che intanto ha fatto degli enormi passi avanti. Giuse ha conosciuto von Braun, che è il capo del team che si occupa di ricerca aerospaziale, ed entra in questo mondo. Sì, io dico sempre che la storia, e guardate, lo dico soprattutto ai ragazzi, questo è un periodo straordinario, non solo per la storia che raccontiamo oggi, ma insomma quel passaggio fra gli anni 50 e gli anni 60 ci racconta tantissimo anche su quello che accade oggi. Fu uno snodo incredibile nella storia proprio dell'umanità. Beh, la storia, quando deve fare le grandi imprese, io dico alle sue furbizie, alle sue astuzie. Un'astuzia della storia fu far incontrare due persone tanto diverse una dall'altra, von Braun e Petrone. Chi era von Braun? Von Braun era uno scienziato tedesco di antica famiglia nobiliare, era un barone, che era sicuramente il più grande esperto mondiale di missili, ma soprattutto era stato il progettista e l'inventore delle micidiali V2, di missili che avevano provocato migliaia di morti nell'ultima parte della Seconda Guerra Mondiale. Lui aveva progettato missili non per andare sulla Luna, ma insomma per andare a qualche chilometro di distanza. Però era uno che aveva grandissime conoscenze, e finita la guerra si era consegnato agli americani insieme alla sua equipe di circa 100 ingegneri tedeschi, che furono portati in America e messi lì, in Alabama, a continuare la loro progettazione sui missili. Attenzione, sempre missili da guerra, perché era una materia in mano ai militari, e negli anni 50 si pensava ancora a fare la guerra, era la guerra fredda con l'Unione Sovietica. Ora, che cosa c'entrassero, che cosa potesse unire uno come von Braun, che aveva questa storia anche un po' oscura, perché era un collaboratore dei nazisti passato agli americani. Se non avesse fatto questo passaggio, probabilmente von Braun sarebbe finito a Norimberga come criminale di guerra. Con Rocco Petrone, italo-americano, studia West Point, ufficiale dell'esercito americano, con un senso del dovere, della patria assolutamente rigoroso, che cosa c'entrassero questi due, che cosa li unisse, sembrerebbe nulla. E invece dalla collaborazione, dall'amicizia di queste due persone nasce questo grande progetto. Quando gli americani si accorgono di essere molto indietro alla Unione Sovietica nella corsa allo spazio, il presidente Eisenhower decide di togliere von Braun dalle mani dei militari, che lo utilizzavano per progettare missili di guerra, e di creare la NASA, cioè l'agenzia civile per i voli nello spazio, e fece chiamare von Braun per affidargli il compito di capeggiare questa avventura. E von Braun disse: sì, però io vengo se mi date alcuni collaboratori, e fra questi mi dovete dare Rocco Petrone. Era il 1960, da quel momento parte la storia, che ci porta a questa frase che abbiamo volutamente messo dietro questa nostra conversazione, ed è l'ingegnere capo del lancio dell'Apollo 11 che dice:
come vedete, senza Rocco Petrolio probabilmente noi questa storia non la potremmo raccontare come ve la raccontiamo oggi. E ne abbiamo parlato anche nel corso di questa conversazione, una delle pietre miliari, una chiave di lettura di questo racconto, oltre che la scienza e quindi i 50 anni dall'allunaggio, è anche l'emigrazione, è l'elemento chiave in realtà, anche perché il team di cui parlava Cantore, il team di Von Braun, è un team composto da emigrati, da migliaia di emigrati, perché non è un team di 20 persone, sono migliaia di persone che lavorano ad un progetto unico e sono tutti emigrati, sono tutti sostanzialmente dei nemici degli Stati Uniti, perché arrivano da quei paesi che gli Stati Uniti hanno combattuto, arrivano dalla Germania, arrivano dall'Italia. E cosa significa, come possiamo leggere questo approccio degli Stati Uniti nei confronti di queste menti che non ha prodotto in loco, tranne appunto Petrone, che è nato lì ma che comunque arriva da genitori italiani. E in particolare che cosa significa anche nello specifico dell'italiano avere un cognome italiano in un paese in cui negli anni 40 gli italiani cambiavano il cognome, lo rendevano più anglofono al fine di salvarsi la vita, perché erano i nemici. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti costruirono dei campi di concentramento per i giapponesi, che erano nemici, quindi gli italiani cercavano di salvarsi la pelle in un certo senso cambiando il cognome. Beh sì, questa è l'America è un paese di grandi contraddizioni, ma comunque possiamo dire, innanzitutto dobbiamo capire che l'America è un paese di emigranti, cioè gli americani sono i pelle rosse, quelle poche centinaia ormai di pelle rosse che vivono nelle riserve, per il resto è un paese di emigranti. Certo è un paese di emigranti nei quali negli anni di cui stiamo parlando, quindi fra fine 800 e inizio del 900, di fronte alla grande ondata di emigrazione che veniva dal Mediterraneo, dal sud d'Europa, si creò un certo irrigidimento, perché gli emigranti che erano arrivati prima pensavano di essere loro i titolari dell'americanità, possiamo dire così, e quindi pensavano che l'arrivo di tanti italiani, di tanti greci, di tanti spagnoli potesse in qualche modo inquinare la purezza della loro cultura anglosassone. E quindi scattarono lì una serie di restrizioni, una serie di muri, una serie di campagne contro gli italiani. Per la verità, insomma, noi dobbiamo dire come stanno le cose, non è che abbiamo esportato solo Petrone, abbiamo esportato anche insomma, qualche personaggio non proprio raccomandabile, ma insomma la storia dell'umanità è fatta così, non raccontiamo niente di nuovo, quindi se pensiamo a quello che accade oggi, ma insomma, ecco, diciamo, il Petrone, questa è una cosa che non abbiamo detto, ma che anche questa è significativa, fa capire appunto quando la storia ci mette anche le sue furbizie. I Petroni arrivano nel febbraio del 1921 e pensate, nel maggio di quell'anno scatta il primo Immigration Act, cioè la prima tagliola contro l'emigrazione. Vengono drasticamente ridotti gli ingressi negli Stati Uniti, quindi arrivano appena in tempo, potremmo dire. E Rocco riesce ad andare a West Point per le sue qualità, per tutto quello che abbiamo raccontato, ma anche perché lui, pur essendo figlio di immigrati, nasce cittadino americano e questa è una condizione che lo aiuta. Dopodiché, certo, il Petrone, rispetto a tanti nostri emigranti, mantengono un certo orgoglio delle loro origini, perché non cambiano il loro cognome. Anche la mamma, quando resta vedova, poi si risposa. C'è una comunità in questa cittadina di Amsterdam molto orgogliosa delle proprie origini e anche ben accolta, forse perché la provincia americana, forse anche come la provincia italiana, sa essere anche molto accogliente anche in periodi difficili, e quindi lui mantiene questo nome americano, che non so se sia la sua fortuna, questo non saprei dire. Certo è un ostacolo in più che Rocco deve superare, lui ne è consapevole, anche se ha difficoltà a interpretare
come abbiamo detto, l'immagine dell'italo-americano un po' caciarone, non credo che abbia mai cantato, né fra le tante ricerche che ho fatto l'ho mai ritrovato in queste associazioni, questi club italiani che facevano grandi, clamorose feste. Lui di tutto questo non credo che avesse contezza. E tuttavia non ha, questo va sottolineato, in un periodo in cui molti cambiavano il cognome, magari si sarebbe potuto chiamare Petron, lui non ha mai pensato lontanamente di cambiare questo cognome, così come ha accettato con grande entusiasmo anche i riconoscimenti che gli venivano dall'Italia. Lui, pur cittadino americano, è stato fatto dal presidente Leone commendatore al merito della Repubblica Italiana. Questa è una cosa che lo ha molto inorgoglito. Tornando sul versante scientifico, dai primi passi, quindi con il progetto Saturno al progetto Apollo e quindi poi alla missione Apollo 11, sono stati compiuti appunto molti passi in un lasso temporale relativamente breve. L'intervento di Petroni in questo caso è stato fondamentale, proprio anche soprattutto per quanto riguarda il progetto Saturno, definito anche il trattore da un certo punto di vista. Quale contributo, quale ruolo chiave ha avuto Petrone in questo percorso? Petrone è stato, diciamo, uno dei due o tre personaggi chiave di questa avventura. Parliamo di un'avventura che è stata fatta da un team che si calcola composto da circa 500.000 persone, quindi pensate che essere uno di due o tre personaggi chiave che cosa significa. Io ho già ricordato che dipendevano direttamente da lui circa 20.000 persone, in gran parte tecnici e ingegneri. Questa storia comincia esattamente nel maggio del 61, quando un presidente visionario che si chiamava John Fitzgerald Kennedy lancia la sua nuova frontiera spostata alle estreme conseguenze, cioè dice in un discorso al congresso americano: entro il decennio dobbiamo andare sulla Luna. In quel momento saltarono sulla sedia, a cominciare da von Braun, tutti i capi della NASA, perché nel maggio del 1961 non avevano alcuna idea precisa di come arrivarci sulla Luna, avevano una serie di progetti in fase di elaborazione. Petrone fu mandato a Cape Canaveral, la grande base di lancio, e ebbe 3 mesi da von Braun per preparare, diciamo, il progetto del vettore, perché il problema principale era come mandarcela questa navicella sulla Luna, come realizzare il più grande razzo mai costruito, mai progettato e costruito. Ebbe 3 mesi con il suo team di ingegneri per definire la progettazione non solo del razzo, ma anche delle nuove basi di lancio, del territorio, del terreno, del luogo da cui far partire questi razzi. Insomma, era un'operazione molto complessa che andava fatta, e quindi si racconta che lui, per esempio, convocasse delle riunioni anche alle 2, e le 2 significava le 2, non le 14, proprio alle 2 di notte lui riuniva i suoi collaboratori. Ne venne fuori in 3 mesi il progetto del razzo più grande mai costruito, ancora oggi il più grande mai costruito nella storia, questo Saturn V, che pensate era un vettore alto 110 metri, è composto da 6 milioni di pezzi. Questi 6 milioni di pezzi venivano assemblati a Cape Canaveral come un grande puzzle, praticamente uno per uno, e Petrone sovrintendeva a questa grande costruzione in un enorme palazzo che ospitava questo razzo. Ci volevano, pensate, dal momento in cui arrivavano questi pezzi, che arrivavano da tutta gli Stati Uniti, perché c'erano oltre 2.000, io ogni tanto vi faccio questi numeri per darvi un po' l'idea della complessità di questa operazione, c'erano oltre 2.000 aziende che collaboravano con la NASA per costruire questi vettori. Quando arrivavano questi pezzi, l'equipe di Petrone doveva collaudarli, 6 milioni di pezzi, collaudarli uno per uno, assemblarli. Bisognava fare questo, chiamiamolo veicolo, che aveva un'altra particolarità: non poteva essere collaudato,
Cioè, non è che si poteva provare se il razzo funzionava, doveva funzionare una sola volta e quella volta in cui partiva. Quindi pensate alla complessità di questo lavoro, che durava 5 mesi. Quindi quando diciamo Petrone era l'uomo del go alla missione Apollo 11, beh, insomma, prima di questo go c'era un lavoro enorme di preparazione. Tra l'altro Petrone è anche l'uomo delle procedure che sono attualmente utilizzate dalla NASA e che sono cambiate ad un certo punto, perché il percorso di Petrone non è un percorso costellato solo da successi, ci sono stati anche insuccessi dai quali da grande mente scientifica. Qual era? Ha tratto degli insegnamenti anche delle virate, e in particolare mi riferisco alla tragedia dell'Apollo 204 che poi è stata nominata missione Apollo 1, che ha provocato la morte di 3 validi astronauti a causa di un incendio all'interno della cellula. In questo caso Petrone inserisce un nuovo metodo di valutazione del rischio definito check e double check, sul quale anche abbiamo delle slide se non erro, e che ha, come dicevo prima, caratterizza tuttora le procedure della NASA. Sì, hai ricordato la tragedia dell'Apollo 1. Voi pensate, parliamo di una grande avventura tecnologica che è stata costellata anche di insuccessi, perché tutta questa operazione è un'operazione molto rischiosa. Si dice, e credo che sia vero, che quando partì poi alla fine l'Apollo 11, i capi della NASA erano consapevoli del fatto che le possibilità di successo erano all'incirca il 50%. E il presidente degli Stati Uniti Nixon si guardò bene da andare a Cape Canaveral per la partenza, restò a Washington e intervenì solo quando Armstrong aveva messo il piede sulla Luna, ma aveva sulla sua scrivania alla Casa Bianca già il discorso che avrebbe dovuto leggere in caso di disastro. Quindi era un'operazione molto complessa. Ma la tragedia dell'Apollo 1 non se l'aspettava davvero nessuno, perché praticamente questi 3 astronauti, fra questi c'era Gus Grissom, che era stato individuato dalla NASA come l'uomo che avrebbe dovuto mettere il primo piede sulla Luna, bruciarono sulla rampa di lancio in un'operazione di prova, cioè la navicella non doveva partire, si dovevano solo provare l'avvio dei motori. E bruciarono in 19 secondi, pensate, in questo posto a grande contenuto tecnologico, con migliaia di tecnici al lavoro, questa navicella che brucia e nessuno riesce a intervenire in tempo. Questa cosa cambiò non solo le procedure, ma anche proprio il carattere di Petrone, che rivide tutte le procedure. Non solo riprogettarono l'intera navicella, ma rivide tutte le procedure. Nacquero le famose checklist di Rocco Petrone. Pensate che la checklist per dare il via all'operatività dell'EM, il modulo che era destinato a atterrare sulla Luna, era composta da 30.000 operazioni. Per ciascuna di queste 30.000 operazioni Petrone chiedeva la procedura, il famoso, veniva definito Petrone Sway, la procedura del check e double check. Ogni operazione andava ripetuta 2 volte per essere sicuri che il controllo fosse efficace. E alla fine di questo non era ancora finito, perché lui diceva che sul Saturno c'era un'ultima verifica che lui chiamava il Saturno 5 minutes, cioè bisognava alla fine di ogni controllo prendersi 5 minuti per riesaminare mentalmente tutta la procedura e per essere certi che tutto fosse andato secondo le regole. Questo era il modo di lavorare di Petrone, che portò a... lui era conosciuto nell'ambiente come la tigre, e perché diciamo non solo chiedeva procedure rigide, ma proprio chiedeva risposte efficaci e immediate a ogni problema. Con lui non si poteva sbagliare. Quelli che dopo le operazioni di lancio venivano chiamati nella sua stanza per scambiare, diceva lui, 2 chiacchiere, non avevano molta voglia poi di raccontare come era andata la conversazione, perché passava come uomo terribile. Ma d'altra parte, insomma, aveva in mano un giocattolino
che costava qualche miliardo di dollari, ma soprattutto un'impresa che era fondamentale proprio per la storia degli Stati Uniti, per tutte le implicazioni che potete immaginare avesse. Ecco, prima di concludere, di lasciare spazio anche ai video d'archivio sulla figura di Rocco Petrone, volevo tornare all'aspetto sociale. La missione Apollo 11 risale al 1969. Prima di arrivare a quell'anno, però, bisogna attraversare il 68, che nell'America, fatta di possibilità ma anche di contrasti, è un anno cruciale. Ci sono le manifestazioni per i diritti civili degli afroamericani, poi c'è la tragedia di Martin Luther King, l'assassinio di Bob Kennedy, le dimissioni di Johnson, l'elezione di Nixon, che poi è il presidente in carica nel luglio del 69. E ci sono anche le tensioni con l'URSS. In questo anno come risponde a tutto questo il team guidato da Petrone? Come reagisce il settore della ricerca aerospaziale? Ma sì, hai detto bene. Io credo che noi dobbiamo raccontare questa storia cercando di inquadrarlo nel periodo in cui avviene. Io credo che questa avventura è avvenuta negli anni 60 e forse non sarebbe potuto avvenire in nessun altro periodo storico. Tant'è vero che raccontiamo oggi 50 anni e in 50 anni poi alla fine noi sulla Luna non ci siamo più tornati. Un periodo di grandi difficoltà, di grandi contraddizioni. Io racconto nel libro che la sera prima della partenza del Saturno V, quando tutto il mondo era collegato con Cape Canaveral, davanti ai cancelli si presenta una carovana di povere cose e di un gruppo di famiglie di neri, guidati dal successore di Martin Luther King, che era un leader della lotta all'apartheid, che era stato assassinato qualche mese prima. Il reverendo Abernathy, che li guidava, dice al capo della NASA: voi riuscite a mandare l'uomo sulla Luna, ma non riuscite a dar da mangiare agli uomini sulla Terra. Questa vostra impresa è una vergogna per l'umanità. Il capo della NASA lo abbracciò e gli disse: se noi potessimo fermare questo razzo, sapendo che fermando il razzo risolviamo l'enormità del problema che voi ci ponete, io darei l'ordine di fermarlo. La verità è che la cosa che stiamo facendo è solo un giochino rispetto al grande problema che voi ci ponete, non solo, ma che la ricerca spaziale poi alla lunga potrà rivelarsi utile anche per la crescita delle condizioni economiche della vostra gente. E 60 persone di questi manifestanti furono ammesse in segno di pacificazione nazionale nella tribuna VIP ad assistere alla partenza del razzo. Questa è in fondo l'America. Come hanno vissuto Rocco e i suoi? Hanno vissuto, loro vivevano in un mondo, come dire, molto ovattato e molto protetto da queste grandi tensioni. Però diceva Rocco che queste grandi tensioni non aiutavano in fondo l'immagine dell'America, e quindi Rocco pensava che il successo di questa iniziativa sarebbe potuto risultare alla fine utile anche per costruire una prospettiva di pace. Devo dire che in qualche modo aveva ragione, perché se voi ci pensate a quello che è successo dopo, è vero che non siamo tornati sulla Luna, ma forse l'ambito in cui il mondo ha sperimentato al miglior livello possibile la collaborazione fra i popoli è proprio l'ambito aerospaziale. La stazione Luna Fredda ha iniziato poi a essere meno rigida. Esatto. Lo scontro tra URSS e Stati Uniti si avviava ad una conciliazione. Ma ancora oggi le stazioni spaziali internazionali sono frutto della collaborazione fra Stati Uniti e Unione Sovietica. E con l'avvento di altri interlocutori, oggi gli indiani, domani i cinesi, però stranamente e curiosamente lo spazio
garantisce forse più di altri settori una possibilità di collaborazione dopo i primi episodi di competizione che sono stati chiusi. Lì il problema era capire chi andava prima sulla Luna. Arrivati gli americani, la competizione è finita e è cominciata una stagione di collaborazione. Io direi che a questo punto possiamo conoscere Rocco Petrone dalla sua viva voce. Sì, adesso lo conosciamo. Io vorrei far scorrere, guardare insieme a voi velocemente. Se andiamo avanti una per una, magari. Ecco, questo, tanto per conoscere i nostri protagonisti. Qui vedete la coppia di cui abbiamo parlato, cioè Von Braun e Petrone in sala controllo. Andando ancora avanti, questo è Sasso di Castalda, il paese in cui è cominciata l'avventura di Petrone. E da Sasso di Castalda, andando avanti, ci spostiamo a Amsterdam, questa cittadina nello stato di New York, dove la famiglia Petrone arriva nel 1921 e dove Rocco compie gli studi. Fino a quando andiamo avanti? Ecco, arriva all'Accademia di West Point, continuiamo ancora, andiamo velocemente. Ecco, questo è su un giornale locale, il giovane cadetto a 17 anni quando è in partenza per West Point. Pensate che l'avvenimento era così importante che il giornale locale di Amsterdam gli dedica un trafiletto proprio sulla pagina della cronaca cittadina. Andiamo ancora avanti. Ecco qui vediamo Petrone con mamma Teresa. Vedete già da questa immagine, lui è giovanissimo, appena entrato a West Point, ma si vede già la stazza, insomma anche la struttura fisica del nostro. Tra l'altro non l'abbiamo detto, lui poi a West Point giocava nella squadra di football americano, era al centro della difesa di questa squadra di football. Andiamo ancora avanti, questa è la squadra di football, ancora. Eccolo qui, qui è lui quando prende la laurea a West Point con la divisa da ufficiale dell'esercito americano, con la divisa delle grandi occasioni. Proseguiamo. Ecco, qui se uno avesse così dei dubbi sull'origine meridionale di Petrone, qui lo vediamo sempre al tempo dell'Accademia con lo zio materno e con un cugino. Insomma, se non sono facce del sud queste, ditemi voi. Ancora, questo è, abbiamo raccontato il suo ritorno a Sasso di Castalda, questa è nella foto successiva che possiamo vedere, ecco lui è nella sua visita a Sasso di Castalda, aveva una macchina fotografica, raccontano i suoi parenti che lui scattava tante fotografie. Perché? Perché la mamma gli aveva detto di portargli le fotografie dei parenti, degli amici per rivederli. Ancora? Qui siamo all'Accademia di West Point, vi abbiamo raccontato, proseguiamo. E qui è il centro dove, in Alabama, dove lui conosce Von Braun. Ancora avanti andiamo, ancora un'immagine con Von Braun. Ecco, questa, torniamo sulla famigliola. Questa è la famiglia di Rocco. La moglie Ruth e i quattro figli. Anche la storia del matrimonio di Rocco Petrone è una storia che rimanda molto a una certa antica cultura del sud. Non credo siano molte le famiglie americane che possano vantare un matrimonio durato 50 anni fino alla morte di Rocco. Sono rimasti insieme, hanno fatto questa bella famigliola di quattro figli. La più grande, Terry, si chiama Teresa come la mamma, quindi torna questa usanza meridionale, e la moglie Ruth, quando il marito è morto, è andata a vivere, dove vive tuttora perché è ancora vivente, con la figlia Terry a Charlotte. Ancora andiamo avanti. Vabbè, questo l'abbiamo detto, la squadra parlava della sua squadra. Qui lo vediamo spiegare a John Kennedy la costruzione del razzo, un'immagine che lo vede appunto mentre gli fa un briefing sulle operazioni che si stavano svolgendo a Cape Kennedy, Cape Canaveral allora ovviamente. Andiamo avanti, questo è il gioiellino, appunto questo razzo, e vi dicevo alto 110 metri, vedete di dimensioni incredibili, che viaggiava, veniva trasportato, vedete sulla base, e quella è una specie di mega trattore
che serviva per spostarlo sulla rampa di lancio. Vediamo ancora che abbiamo qui nella sala controllo, al centro della sala. Pensate che la firing room, la sala controllo per dare il via alla missione, vedeva al lavoro per 5 giorni circa 500 persone, in gran parte tecnici, età media 30 anni. Questo per darvi anche qualche numero delle operazioni di cui stiamo parlando. Andiamo ancora, vediamo che cosa. Qui è col suo vice, ancora avanti. Questo è il metodo petrolio di cui abbiamo già parlato, l'abbiamo già detto, questa check e double check. I Rocco Vucci erano appunto la legnaia di Rocco, li chiamavano, le sue chiacchierate riservate che appunto, come abbiamo detto, nessuno aveva voglia di raccontare. Ecco, vedete anche, insomma, si vede anche la struttura fisica di questo omone ancora. Questa è la partenza del Saturn V. E che c'entra adesso questa zucca? Questa ve la dico in due parole. Quando io ho intervistato la figlia Teresa Terry, le ho fatto la domanda che ciascuno di noi, di voi, avrebbe fatto. Dico, ma voi come avete vissuto il fatto di essere figli di un personaggio così importante? E Teresa ha detto, veramente noi non abbiamo avuto la sensazione di questa cosa, perché noi vivevamo in una città un po' fasulla, questa città nata intorno a Cape Canaveral, per cui i nostri compagni di scuola erano figli di astronauti, figli di tecnici, ingegneri, cioè l'unica attività umana in questa città conosciuta era quella di preparare la missione dell'Apollo 11, quindi non ci sembrava una cosa così straordinaria. Invece l'orgoglio che avevamo di nostro padre, per cui sapevamo che era un grande ingegnere, perché noi ragazzi eravamo orgogliosi del fatto che nessuno come lui era in grado di intagliare le zucche di Halloween come faceva lui, gli altri papà non erano in grado di fare. Questa era la cosa che ci faceva pensare che nostro papà fosse un grandissimo ingegnere. Insomma, è una cosa che rende anche un piccolo quadretto anche familiare della vita di Rocco. Adesso la prossima, ecco, adesso diamo la parola a lui e con questo chiudiamo, possiamo partire. Sicuro che funzionava. Quando Colombo partì alla scoperta del nuovo mondo, qualcuno gli avrà sicuramente detto, ma perché vuoi andare così lontano? Quando i fratelli Wright costruirono l'aeroplano, delle persone rispettabili dissero che l'aereo era soltanto un giocattolo per persone ricche. Invece oggi, grazie all'aereo, il mondo è molto più vicino. Oggi uno può trovarsi negli Stati Uniti e nel giro di 8 ore essere a Roma. Penso che ciò abbia contribuito a rendere il mondo più utile, migliore. Pensiamo al telefono, che dà la possibilità a 2 persone di parlarsi a distanza. Non avevamo il telefono, perché si doveva inventarlo? Oggi, senza telefono, il mondo non esisterebbe. Per queste ragioni, io considero lo spazio come un grande laboratorio. Alcuni benefici ottenuti dallo spazio sono già visibili. Prendiamo ad esempio il campo della meteorologia, le previsioni del tempo. I satelliti meteorologici sono la prova lampante di questi benefici. L'uomo è così in grado di capire e conoscere meglio il suo mondo, capire che cosa sono le nubi, il calore.
Ciò che mi ha maggiormente colpito sono le comunicazioni. Pensate ai benefici derivanti dai satelliti per le comunicazioni. E non siamo che all'inizio. Io credo che lo spazio offra al mondo una speranza di pace. Credo che se la gente considerasse il mondo senza le frontiere create dall'uomo, se lo considerasse semplicemente un mondo creato da Dio, penso che impareremmo a vivere meglio e più uniti. Le comunicazioni ci offrono questa possibilità. Oggi, grazie ai satelliti, un avvenimento di Los Angeles può essere visto a Roma e ci sembra una cosa naturale. Gli scienziati, grazie a stazioni nello spazio, saranno in grado di condurre studi approfonditi sugli oceani o anche su altro. Ad esempio, è già stato scoperto che il pesce lascia dietro di sé una scia oleosa muovendosi nell'acqua. Da un'altitudine di circa 100 miglia, con strumenti a raggi infrarossi, possiamo seguire le migrazioni di branchi di pesci. È nostra intenzione approfondire questo studio per capire come ciò avviene, e un giorno saremo in grado di coltivare e allevare il pesce proprio come oggi facciamo con il bestiame. Pensando ancora più in là, alla Luna e ancora più lontano, vedo la Luna come un posto dove l'uomo può costruire delle basi per conoscere meglio l'intero universo. Ci si domanda perché. Perché è stata la prima domanda dell'uomo guardando il cielo e vedendo le stelle. Guardando questa immensità avrà detto perché, come. Superando milioni di anni siamo arrivati a ciò che siamo oggi. Personalmente non credo che l'evoluzione dell'uomo sia finita. Penso che secondo l'evoluzione naturale che ci è stata donata dal Creatore, l'uomo continuerà a chiedersi perché, come, e di conseguenza si evolverà sempre più. Oggi penso ai sogni del futuro come a dei sogni, ma i sogni di oggi potranno essere la realtà domani. Con questo ringraziamo Cantore e consigliamo questo libro come una piacevole lettura per tutti. Grazie a tutti, grazie.